Sa, prova. Sa. Ok. Allora, a me. Io penso che... Vediamo un pochino. Facciamo una live. Ho deciso adesso, poco fa, di farla, perché pensavo che... Cioè, ci avrei messo molto tempo. Invece... No. Ok, sì, si sente benissimo. Allora, vogliamo fare così. Ok. Ok. Allora, abbiate pazienza, voglio cominciare subito perché non voglio perdere tempo. Sono le 7:25. Ok. Allora. Vediamo se carica. Non mi carica la pagina, come mai? È strano. Sto in pubblico. Pace a tutti. Amen. E non mi carica la pagina nel mio canale. Ma tu guarda un po'. E come mai? Non mi fa vedere la pagina. Perché? Io come faccio a lavorare? Ma guarda un po' che strano. Allora, se io la sdoppio, poi la metto qua, poi faccio così, per forza. Poi faccio così. Ok. E allora faccio così. Questa la butto di qua. E la faccio più piccola. Torno qua. Scusate, sto facendo, come si dice, un marchingegno. Ah, a mali estremi. Estremi rimedi. Voi magari non vedete quello che io sto facendo, però credetemi. Mi sto arrampicando sugli specchi. Che devi fare? Allora, mo che ho fatto tutto questo, sta a vedere che niente. Vabbè, io devo cominciare. Allora, vogliamo fare questa live, cari fratelli. Vogliamo fare questa live perché io mi vorrei un pochino sbrigare. Bene, salve, cari amici. Spero mi sentiate bene. Allora, ovviamente quando inizio a parlare la mia voce è un disastro. Allora, vogliamo fare la seconda parte. Ho visto il video del fratello Giuseppe. Allora, fratello Giuseppe, io ti saluto calorosamente in Cristo Gesù, a te e anche a tua moglie, come giusto che sia. Dio vi benedica. Amen. Bene, poi farò un video perché ci sono alcuni che non capisco perché non realizzano certe cose, no? Vanno, come si dice a Roma, nel pallone. Oddio, stanno a questionare i fratelli, mo pure loro. Boh, calma, calma. Siamo due fratelli in Cristo che ci vogliamo bene
e ci confrontiamo biblicamente nell'amore del Signore. È una cosa buona, non è che ci stiamo a tirare i sanpietrini. Ecco, così tra l'altro andiamo ad azzittire tutti quei gnosticini che sono, è una vita che ci dicono che chiunque non la pensa come noi lo lapidiamo. Come vedete non è così. Ecco, io e il fratello Giuseppe siamo due fratelli che hanno idee diverse, eppure si vogliono bene, non si lapidano. Se ci incontriamo, ci andiamo a prendere il caffè e facciamo pure un video insieme. Gloria a Dio, volesse Dio, per dire. Ecco, lui ha le sue idee, io ho le mie e ci confrontiamo, biblicamente. Gloria a Dio. In questo caso non biblicamente, adesso lo vedremo, è un video storico. Ok, tutto qua, anzi dovreste gioire. Oh. Come dico sempre io, un conto che tu t'alleni come faceva l'esempio del pugilato, l'apostolo Paolo, no? Anche io voglio fare un esempio del pugilato. Quando c'è in sacco davanti e sono tutti campioni, se tu li vedi davanti al sacco, campioni. Poi quando salgono sul ring, no? Prendono gli schiaffi. Che significa questo? Che quando uno predica, se la canta e se la suona da solo, è un conto. Quando c'hai un altro, questo lo dico per me, che invece ti resiste, allora lì si vede. Ma non perché uno deve avere ragione o uno è più bravo o è meno bravo. No, no. Questo serve anche, oltre che ci arricchisce a entrambi, perché quando due persone si confrontano fraternamente e nell'amore, ci si arricchisce, perché io imparo dal fratello e il fratello impara da me. E soprattutto chi ci guadagna è chi ascolta, perché chi ascolta può sentire due campane diverse. E se ci sono persone che sono indecise o poco informate su alcune verità bibliche, storiche, come in questo caso, può avere le idee più chiare. Tutto qua. Questo è quanto. Ok. Bene. Allora, intanto, siccome non mi appare il coso, allora mi dite se mi seguite. Grazie. Ok. No, perché ho qualche dubbio che sto parlando da solo. Cioè, adesso c'è la latenza, ovviamente. Allora, quindi è una cosa buona, non è una cosa cattiva. Ok, allora adesso vogliamo cominciare subito. Poi faccio pure la live, così come dire, massima. Ok, grande il Signore, il mio pastore. Amen. Grazie che mi rispondete sempre, siete sempre molto gentili. Dio vi benedica. Amen. Grazie. Allora, allora benissimo. Quindi massima trasparenza quando si fanno le cose, il nome, il cognome, la faccia, se live, tutto, insomma, massima disponibilità. Allora, il fratello Giuseppe ha fatto un video molto interessante. Io gli ho scritto sotto il suo video, anche lui è stato molto carino. Quando io ho fatto il video, mi ha scritto anche lui sotto al mio video. Quindi, gloria a Dio, grazie. E, benissimo, ha fatto un video molto interessante. Questo video, io poi, dopo, adesso no, lo metterò in descrizione il link, così tutte le persone possono andare a visionare il video del fratello Giuseppe e vedere se quello che io dico, ovvero le parole che io gli attribuisco a lui, se corrispondono al vero o magari mi sono inventato qualche cosa. Dobbiamo giudicare tutto. Benissimo, quindi massima correttezza, massima trasparenza. Ricordiamo che, come si dice, i bugiardi non erederanno il regno di Dio. Quindi dobbiamo sempre dire la verità. Se poi uno si sbaglia, è un altro discorso, però se uno si sbaglia poi si andrà a correggere. Benissimo, allora, non c'è niente di preparato a parte un piccolo schemino e dei copia incolla degli iscritti, però tutto è stato fatto abbastanza in bresse, anche se ho dovuto revisionare alcuni testi antichi. Benissimo. Allora,
cosa sta succedendo qua in questo video? Allora, in questo video c'è un, come dire, un problema di tipo storico. Allora, io già 8-9 anni fa, quando feci questo scritto qua, lo vado a prendere, eccolo qua. Dove sta? Sono andato troppo giù. Eccolo qua, questo scritto qua, ok. Allora, questo è lo scritto, benissimo. Allora, questo scritto qua si trova sul mio sito, benissimo. C'è tutto, e questo scritto qua io l'ho fatto, non mi ricordo quanto, comunque c'è un sacco d'anni, 8-9 anni fa circa, benissimo. Allora, quando io ho fatto questo scritto qua, adesso entro subito a gamba tesa nel tema, non mi ricordo se l'ho fatto qui in questo scritto o l'ho detto in un video, non me lo ricordo, però io iniziai a dire una grande verità, e che è molto triste, non parlo adesso del fratello Giuseppe Longo, lui qui non c'entra nulla. Anzi, lui ha fatto un video per cercare giustamente di smontare questo, perché lui reputa che queste notizie sono false. Quindi lui è convinto di questo. Quindi io dovrò dimostrare che no, che invece è tutto vero, al contrario. È lui che si è sbagliato, può succedere a tutti, però adesso starà a me dimostrarlo. Allora, togliamo adesso il caro fratello Giuseppe. È triste che alcune persone cristiane, nate di nuovo, vogliano utilizzare la storia per accreditare o discreditare, avallare o non avallare delle verità bibliche. Perché poi dopo, per carità, noi dobbiamo prendere in considerazione tutto, ma proprio incaponirsi in maniera ostinata, come dire, vedete, questa dottrina non è biblica, e anche perché non è mai esistita nella storia. Ma come si può adottare un comportamento del genere e poi magari andare a colpire, no, il movimento cattolico proprio su questo punto? Infatti tutti noi abbiamo sempre attaccato, giustamente, e dobbiamo farlo e dobbiamo continuare a farlo, noi attacchiamo il movimento cattolico proprio qui, ovvero il movimento cattolico che cosa dice? Il movimento cattolico dice, io sono la vera religione, il vero movimento cristiano, lo posso dimostrare. Come lo dimostro? Storicamente, siccome sono il movimento più antico, ho 2000 anni, dicono loro, non è vero, ma vabbè, ma assecondiamoli, ho 2000 anni di storia, questo dimostra che io sono la verità. Questo è il ragionamento cattolico, e noi li andiamo a colpire proprio qui, e gli diciamo, ma che te stai a inventà? Ma che stai a di? Ma de che? Ma che stai a bla 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 bla, e così così così, non è assolutamente vero quello che tu stai facendo, punto. Voi quando siete nati, voi siete nati nel 1500, i pentecostali siete nati nel 1900, alt, gli rispondo io, perché poi lo Spirito Santo ti dà intelligenza e raziocinio, quindi ragione per poter pensare, la gloria vada al Signore. E gli dico, io gli ho risposto in questa maniera, ho detto, guarda, il pentecostalismo è nato nel 1900, ma quello che predica e insegna il pentecostalismo vero, sano, è nato 2000 anni fa. Inoltre, per quanto riguarda il movimento evangelico, che noi pentecostali siamo evangelici, intanto ignorante impara un po' di storia. Non siamo nati nel 1500, siamo già nell'anno 1000, dopo Cristo già esistevamo. Quelli che sono nati nel 1500 sono i protestanti, che è un'altra storia. Siete degli ignoranti. Loro, siccome ci vogliono insultare, come dire, incidono lì. E così via discorrendo. Poi noi che accusiamo, giustamente, e dobbiamo farlo, il movimento cattolico di utilizzare come pretesto la loro antichità storica,
andiamo a fare la stessa cosa. Ma io dico, ma una dottrina biblica, se si trova nella Bibbia, a prescindere quello che dice la storia, mi viene da sorridere perché c'era una persona che pensavo fosse un fratello, invece poi si rivelò tutt'altro, e c'era questa persona che tra i tanti difetti che aveva, perché era un poco di buono veramente, mi voleva fare del male, e disse, perché lui era trinitario, disse: bene, noi possiamo combattere l'antitrinitarismo con molta facilità, perché nella storia l'antitrinitarismo è tardo. E io gli dissi, perché bisogna dire la verità, ma che stai a dire? L'antitrinitarismo è roba vecchissima, lo troviamo già con Marcione, ma che stai a dire? Un gnostico da paura, che è dei primissimi tempi del cristianesimo. Benedetto è il santo nome del Signore, e così via discorrendo. Che voleva, era un gnostico Marcione, uno dei primissimi gnostici, che voleva togliere tutto l'Antico Testamento, come fanno i gnostici, attaccava l'Antico Testamento, voleva togliere tutti i Vangeli ad esclusione di Luca, quasi tutti i libri neotestamentari, insomma voleva annullare tutta quanta la parola di Dio. Quindi una dottrina, anche se noi ci fossimo accorti che questa mattina alle 7 che la dottrina del rapimento della Chiesa pretribolazionista si trova nella Bibbia, resta biblica, appunto. Anzi, ti dirò di più, ci sono profezie bibliche che si comprenderanno nel momento, quindi queste cose noi le dobbiamo. Ora, detto questo, non vogliamo scartare la storia, ma attenzione a usarla come fondamento. Perché qui, in maniera subdola, e ripeto, non sto parlando del caro fratello Giuseppe, sto parlando di altri, in maniera subdola, cosciente o incoscientemente, si vuole collocare questo argomento storico come fosse il fondamento. Subdolamente, come dire, no, ma non è così, non è così a parole, ma de facto poi passano certi messaggi. C'è il linguaggio della comunicazione. Non dimentichiamo il linguaggio della comunicazione, a cui entriamo in un'altra storia. Io, in qualche maniera, anche per motivi di lavoro, nel passato ebbi a studiare alcune di queste tematiche, ma questa è un'altra storia. Ecco perché quando io dico, quando noi siamo in predicazione, in insegnamento e quant'altro, siamo noi stessi. Siamo naturali, quello che sei sei, non cercare mai né di imitare qualcuno, né di forzare il tuo sì normale, eccetera, eccetera, eccetera. Come sei sei, pane pane, come si dice a Roma, vino vino. Bene, questo è quanto. Quindi, detto questo, sì, è importante conoscere la storia, l'epoca patristica, poi parleremo un attimino dell'epoca patristica. Allora, il fratello Giuseppe prende il mio sito, che ce l'avete davanti, www.casaceleste.org, c'è tutto questo scritto che io l'ho fatto scorrere fino al capitolo 3, che è il capitolo che ci interessa, insomma, in questo video. Benissimo. Allora, non so manco quanti siamo, perché qui la pagina non mi prende nulla, vabbè. Allora, fammi rivedere se tante volte me la prendesse adesso. Oh, me l'ha presa, accipicchia. Allora c'è una latenza incredibile. Oh, mamma mia. Ho fatto scorrere fino al capitolo. Siamo 14. Vabbè. Ok. Vabbè, però me l'ha presa. L'importante è questo. Ok, siamo 14 persone. Benvenuti. Allora. Riprendiamo lo scritto e eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il fratello Giuseppe prende questo scritto perché lui è convinto che in questo scritto ci siano errori storici. Bene, ora andremo a vedere, giustamente, se lui è convinto di una cosa, io avrei fatto la stessa cosa. Quindi, padre Giuseppe, tu hai fatto molto bene a fare questo video. Anzi, vi dirò di più, è stato pure carino, non ha fatto il nome mio, ha detto c'è il sito, uno scritto di un caro fratello, e ha preso il mio sito, che è questo scritto, e poi vi metto il link giù. Quindi, insomma, è stato veramente molto carino. No, sono io. Bene, ci sono errori storici, caro fratello Giuseppe, vedremo. Allora, intanto inizieremo
a valutare un pochino, perché tu inizi con Joe Bray. Allora, Joe Bray, tu dici, inizi a dire, insomma, è scritto questo, leggi, insomma, dici alcune cose e inizi tu a fuoriuscire. Non l'hai sempre fatto, però quando andavi in alcuni personaggi, dice no, ma quello che lui dice non è vero, perché la Bibbia dice questo, non dice quest'altro. Sì, ma qui non si tratta di stabilire quello che è vero o quello che non è vero. Allora, noi dobbiamo comprendere una cosa. Quando io porto un personaggio storico per far vedere quello che si credeva in quel periodo, questo personaggio storico può anche essere il più grande apostata del mondo, come vedremo, perché anche tu hai portato poi in un successivo video dei padri della Chiesa che credevano appunto al rapimento post-tribolazione, ma questi, se tu hai studiato l'epoca patristica, sai che questi erano i più grandi apostati dell'epoca. Quindi, a prescindere se è giusto o non è giusto, qui si sta lavorando sull'aspetto storico. Quindi l'aspetto storico ci fa una domanda in questo oggetto che stiamo trattando. Nell'epoca patristica, nell'antichità, troviamo la dottrina del rapimento della Chiesa pre-tribolazionista? Punto. Poi quello che penso io, quello che pensi tu, il pensiero teologico, è marginale. Uno può anche dirlo, non è che non lo puoi dire, ma chi se ne importa quello che pensa Alessio Evangelisti, quello che pensa Giuseppe Longo, e così via discorrendo. Quindi, tra l'altro, qui abbiamo inserito pure qualcuno che credeva anche al rapimento mid-tribolazione, cioè nel centro della grande tribolazione, per far vedere che comunque c'erano più alternative nella storia. Poi tu dici, io non sono d'accordo, ma anche io non sono d'accordo al rapimento mid-tribolazionista, però l'ho voluto, mostrare, la storia insegna questo. Poi quello che pensiamo noi è marginale, puoi dirlo, sì, ma è marginale, non puoi fondare tutto su questo. Questo è quanto. E quindi tu, attaccando queste persone, alcune di queste, mostrando il tuo punto di vista, non hai smontato nulla. Dice, è fazioso. No, sono dati storici, esistono, si sono verificati, punto e basta. Poi tu dici, John Gill dice... No, non era John Gill, era Joseph Smith. Dice, ah no, perché ci ritroveremo nell'aria, ma questo lo credo anche io. Sì, ok, la risurrezione di coloro che dormono in Cristo, e sì, questo comunque non è per depistare, come hai detto tu, ce l'ho messo, perché comunque ci sono anche quelli che non credono al rapimento proprio della Chiesa. Quindi ci ho voluto mettere un po' tutto, rapimento nel mezzo della tribolazione, rapimento alla fine prima della grande tribolazione, rapimento stesso della Chiesa, poi il lettore ha un cervello e lui giudicherà. Quindi tutto quello che tu hai contestato qua sono dati storici. Poi tu puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo. Questo è un altro discorso, io quello lo rispetto. Quindi tu qui non hai smontato nulla, a mio modo di vedere. Poi tu avrai modo di fare un video replica a questo mio video di risposta e ci sta. Poi dopo tu entri... Bene, adesso parleremo di Efrem il Sirio, però... Prima di Efrem il Sirio, mi sembra, se non vado errato, tu parlasti di Vittorino di Petovio. Bene, Vittorino di Petovio. Allora, tu hai parlato di Vittorino di Petovio. Allora, oh mamma mia, non ho preso... Ho fatto un grave errore perché non ho preso, vabbè, ce l'ho qua.
ce l'ho qua. Allora, eccolo qua. Ce l'ho qua, dai. Mi sono salvato un calcio d'angolo. Meno male. Ce l'ho qua. Ok, ce l'ho qua, dai. Mettiamo così. Allora, questo lo mettiamo qua. Va bene, dai. Allora, eccolo qua. Ce l'ho qua. Lo mettiamo qua. Allora, lo facciamo un pochino più grande. Ok. Allora, tu hai detto, tu hai mostrato, Giuseppe, mo devo fare un po' di mente locale, perché me lo ricorda tutto. Tu hai mostrato uno scritto di Petovio, Vittorino di Petovio. Ok, hai mostrato questo scritto e hai detto, allora io vi faccio vedere uno scritto dove appunto dice che Vittorino di Petovio non credeva affatto al rapimento pre-tribolazionista, piuttosto credeva tutto il contrario. Ok. Purtroppo tu hai commesso un gravissimo errore. Bene, e lo dico sempre con molto rispetto. Hai commesso un gravissimo errore perché tu non hai preso il libro intero, ma hai preso non so esattamente tu che cosa hai preso. Credo sia, te lo dico alla romana, un accrocco, perché a un certo punto lì viene mostrato, quando parla della donna, viene messo insieme a un altro capitolo. Credo che abbiano accavallato il capitolo 7, se non vado errato a memoria, con il capitolo 12, quindi che ci hanno messo pure la donna. Ma non è così, perché Vittorino di Petovio ha parlato assolutamente del rapimento pretribolazionista. Questo è il commentario che è in lingua spagnola, in italiano non ce l'ho, adesso ve lo traduco, io sono bilingue, parlo lo spagnolo così come parlo l'italiano, non c'è nessun problema, non ho nessuna, poi lo faccio alla luce del, io sfido chiunque a parlare lo spagnolo, pure un cattedratico, no, certo non sarò bravo con le regole grammaticali e tutto quanto, perché so pure 30 anni che non lo scrivo, però sfido chiunque a parlare lo spagnolo, pure un accademico, ok? Bene, quindi no, la mia traduzione è a dir poco perfetta. Allora, con tutto rispetto, non sono un accademico, ma sono bilingue. Quindi ce l'ho in spagnolo, non ce l'ho in italiano, mi dispiace, ma ve lo traduco io. Allora, tu poi hai detto che viene estrapolata una frase dal contesto, viene estrapolata una frase dal contesto. Viene estrapolata una frase dal contesto che la frase sarebbe. Ah, usciti dal mezzo. Ok, tu hai contestato questa frase e hai detto che è una frase decontestualizzata. No, non è una frase decontestualizzata, anzi, io qui mi sono tenuto corto perché qui parla proprio di chiesa. La chiesa uscirà dal mezzo, come vedremo adesso nel libro. Ok, benissimo. Allora, noi adesso vogliamo andare appunto, eccolo qua, vogliamo andare qua. Benissimo, vogliamo andare. Allora, questo è il commentario dell'Apocalipsis completo di San Vittorino de Petrovio, martir Vittorino de Petau. 304 martire, il primer exegeta de lingua latina fu Victor Obispo de Petavio,
e la Pannonia Superior, la moderna Petau de Siria. Murió mártir probablemente en el año 304, víctima de la persecución de Diocleciano. Jerónimo nos da de él la siguiente información. Quindi, vi sto leggendo in spagnolo per farvi capire il mio elevato livello. Ok? Victorino, obispo de Petau, non estaba tan versado en el latín como en el griego. Quindi non era molto verso nel latino così come nel greco. Por esta razón, sus obras, aunque de elevado pensamiento, son más bien mediocres de estilo. Quindi questo ha fatto sì che le sue opere avessero uno stile abbastanza scarso. Entonces, allora parla che le sue opere sono commentarios sobre el Génesis, Éxodo, Levítico, Isaías, Ezequiel, Habacuc, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Apocalipsis de Juan, el tratado contra todas las herejías y muchas más. Quindi ha scritto, insomma, commentari sulla Génesis, Éxodo, Levítico, Isaías, Ezequiel, eccetera, eccetera, eccetera. Al final recibió la corona del martirio. E allora, il commentario dell'Apocalipsis, su testo originale, conservato nel Codex Ottobon. Quindi c'è questo commentario dell'Apocalisse, il suo testo originale è conservato in un codice denominato Ottobon. Ok. Non fu pubblicato hasta il 1916. Non è stato pubblicato fino al 1916 e contiene ideas millenaristas, contiene idee millenariste, cioè lui credeva al millennio. Ok? E qui ci dà le fonti, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Qui mi dice... Ops. Se io faccio così, apri col collegamento. Eccolo qua. Ah, però non te lo fa vedere. Beh, certo. Devi pagare. Sordi. Che devi fare. Allora, quindi il commentario, ok, e comincia. Allora, qui si comincia dal capitolo 1, poi c'è il capitolo 2, il capitolo 3, il capitolo 10, il capitolo 12, il capitolo 15, mentre invece tu hai letto un pezzo dove nel pezzo che tu hai letto ci sono due capitoli insieme e quindi ti distorgono, no? No, assolutamente no. Allora, vogliamo intanto andare nel capitolo numero 6. Il capitolo numero 6 di Vittorino di Petovio. Scorriamo piano per non fare danni, perché qui siamo in live, siamo in diretta. Mo adesso se state... non state scrivendo, ok. Allora, andiamo a scorrere il capitolo 6, ok, sopra il capitolo 6. Ah, allora, leggi qua, ascoltami. E quando il cordero, quindi quando l'agnello aprió uno de los siete sellos, aprì uno dei sette sigilli, vi, io i, ho visto e ho udito, a uno de los cuatro seres vivientes che decía, a uno dei quattro esseri viventi che diceva, qui Victorino di Petovio che sta scrivendo, veni mira, vieni e guarda, e a chi un cavallo blanco, ecco qui un cavallo bianco, y el che lo montava tenía un arco, e chi lo montava aveva un arco, e il primer sello se abrió, e quindi viene aperto il primo sigillo, el disse che vio un cavallo blanco, quindi lui dice che ha visto questo cavallo bianco, e un jinete, e ha visto pure quello che lo cavalca, come si chiama? Quello che lo, il fantino, coronato con suo arco, quindi che portava questa corona e l'arco, perché este se hizo in un principio por el mismo, perché è stato in un principio per se stesso, perché después de él, después de que el Señor subió al cielo y abrió todas las cosas, envió al Espíritu Santo cuyas palabras, vediamo dove sta, los predicadores lanzaron como flechas que alcanzaban el corazón humano para vencer la incredulidad. Devo cercare il 14, scusate.
Ok, poi mentre lui descrive tutto questo capitolo 6, arriva qui al 14, e al 14 lui dice: «Ie il cielo si ritirò, e il cielo si è ritirato, come un pergamino che si enrolla, che si rotola, para che il cielo, affinché il cielo sia arrogliato, cioè sia arrotolato». Isto es, questo è, cioè questo significa che la iglesia sia quitada, che la chiesa sia tolta. Questo è il pensiero di Vittorino di Petovio. Che la chiesa sia tolta. Ma non è tutto qui, perché c'è la frase incriminata, quella che tu hai detto che è una frase decontestualizzata, una frase ambigua, che la vogliamo prendere, quando tu dici «essi usciranno di mezzo», tu hai detto «è una frase decontestualizzata». Ma lo devi mostrare. Tu non l'hai mostrata questa frase, ora te la mostro io. Allora, questa frase, appunto, si trova sempre qui nel suo scritto. Nello specifico dobbiamo andare al capitolo numero 15. Scendiamo al capitolo numero 15 e andiamo a vedere la frase incriminata. La frase incriminata, capitolo 13, 14, 15. Eccola qua. Allora, vediamo dove sta la frase. Allora, perfetto. Ecco qua, questa è la frase. Allora, questo è il capitolo numero 15. Vi otto gran e meraviglioso signo, siete angeles. Quindi ho visto un altro segno meraviglioso, sette angeli, che tenia la siete plagas postrera, che avevano le sette piaghe che sarebbero seguite. Perché in ellas se ha completato la indignación de Dios, perché in queste è stata, diciamo, resa piena, insomma, completata l'indignazione di Dio. Perché la ira de Dios sempre golpea a las personas obstinadas, perché l'ira di Dio sempre colpisce le persone ostinate con siete plagas, con sette piaghe. Questo è quello che lui credeva, eh? Poi giusto, sbagliato. Noi stiamo presentando un fatto storico, un pensiero storico. Es decir perfettamente, quindi, è dire perfettamente, benissimo. Come si disse nel Levitico, così come troviamo scritto nel Levitico, punto. I estas deveran estar nell'ultimo momento. Queste si dovranno concretizzare, dovranno essere nell'ultimo momento. Quando nell'ultimo momento? Quando la Iglesia se ha salito de en medio, quando la Chiesa è uscita dal mezzo, e stiamo parlando del capitolo 15, lo ripete per la seconda volta, che la Chiesa viene tolta dal mezzo. Il pensiero di Vittorino, ok, è che la Chiesa sarebbe stata tolta dal mezzo. Questo è il suo pensiero. Quindi quando tu hai mostrato il passo dove tu dici porti il capitolo 7, quel passo che tu hai letto, c'è il capitolo 7 della donna, ma vediamo, c'è il capitolo 7 della donna che è mischiato con il capitolo 12. Quando tu parli del capitolo 7, noi andiamo al capitolo 7. Allora, capitolo 7, quello che tu hai letto è il capitolo 7, la prima parte, la seconda parte è il capitolo 12. Questo qui che tu hai letto, quello che l'ha scritto, ha mischiato due capitoli in uno. Cioè, gli ha voluto far dire al testo un'altra cosa. Allora, questo è il capitolo 6, questo è il capitolo 7, eccolo qua, che leggerlo tutto non mi sembra il caso perché è lunghissimo, ok? Allora, infatti nel capitolo 7 la donna non compare. Se tu leggi tutto il capitolo 7 non c'è la donna, dove lui poi dirà che la donna è la Chiesa. Effettivamente sì, lo dice che la donna è la Chiesa. Però intanto adesso vedremo che significa per lui, perché tu devi capire
quando leggi un personaggio, ok, devi capire, devi ragionare con la sua testa, con quello che lui pensa, non con quello che tu credi. E quello che lui pensa, quello che lui crede, è che la Chiesa sarà tolta. Quindi bisogna vedere. Quindi tu hai letto quello là, che mo non mi ricordo tu come... Ah, ecco, su Elia il profeta. I vi otro angel che su via dell'Oriente, ho visto un altro angelo che veniva dal o saliva dall'Oriente, tenia il segno del Dio vivo, aveva il sigillo del Dio vivente. Lui, habla di Elias il profeta. Tu hai letto questo, parla di Elia il profeta, che è il precursor de los tiempos dell'Anticristo, il quale è il precursore dello tiempo, dei tempi dell'Anticristo, per la restaurazione e l'establecimiento delle iglesie, per la restaurazione e lo stabilimento delle chiese, della grande e intollerabile persecuzione, della grande e intollerabile persecuzione. Quindi qui non sta dicendo che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, sta dicendo un'altra cosa, perché alla fine... Per la restaurazione e lo stabilimento delle chiese, della grande e intollerabile persecuzione, cioè ci sarà questa grande e intollerabile persecuzione, ma lui non sta dicendo che la Chiesa passerà per questa grande e intollerabile persecuzione. Perché prima abbiamo letto che la Chiesa sarà tolta, dice Petovino, come si chiama. Ok? Questo sta dicendo. Infatti poi loro qua, hanno aggiunto la donna del deserto, che qui non c'è nel testo vero, nel testo originale, questa è una traduzione, ma nel libro vero che tu non hai letto, qui poi ti mette la donna, ma la donna qui non c'è nessuna donna. La donna appare nel capitolo 12. Oh, allora quando tu vai nel capitolo 12, allora trovi la donna che loro dicono che è Israele, la Chiesa, giustamente. Lì sì, adesso te lo vado a prendere. Nel capitolo 12 trovi, dove sta? Eccolo qua. E fu vista una gran segnal nel cielo, è stata vista una grande segnale, un grande segno nel cielo, una mujer vestida del sol. Qui sta, loro l'hanno messa insieme al capitolo 7, una mujer vestida del sol, una donna vestita dal sole, con la luna bajo sus pies, con la luna sotto i suoi piedi, e sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, sopra la sua testa una corona di 12 stelle, come nel sogno di Giuseppe, ma adesso non voglio commentare. E estando incinta, essendo incinta, gridava con dolore, e attormentata de parir, era attormentata perché doveva partorire. La mujer vestida del sol, la donna vestita del sole, e con la luna bajo sus pies, con la luna sotto i suoi piedi, e con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, e con una corona di 12 stelle sulla sua testa, y de dolores de parto, con dolori di parto, è l'antigua iglesia de los padres, los profetas, y los santos apóstoles que tenían los gemidos y los tormentos de su anhelo hasta que vio a Cristo. È l'antigua chiesa dei padri, dei profeti e dei santi apostoli. Sì, loro, e poi lo vedremo, credevano questo, non è l'unico, che tenían los gemidos y los tormentos de su anhelo hasta que vio que Cristo, el fruto de su pueblo, según la carne, siempre prometida, había tornado la carne del mismo pueblo. Ecco. Quindi lui dice, sì, effettivamente la Chiesa è questa, ma non la sta facendo passare per la grande tribolazione. Non la sta facendo passare, perché lui... Se leggi tutto il libro nel contesto, nei capitoli precedenti, appunto, dice che la Chiesa, nel capitolo 15, la Chiesa sarebbe stata tolta. E ancora abbiamo letto che lui dice quando il cielo sarebbe stato arrotolato, significa che la Chiesa sarebbe stata tolta. Lui aveva questa idea. Quindi quando lui vede la Chiesa, la donna,
Questo era tipico di quel, diciamo, di quel modo di fare esegesi dell'epoca dei padri della Chiesa, molto tipico, perché poi entreremo un attimino nella grande apostasia patriarcale, eccetera, eccetera, patristica, scusate, eccetera, eccetera, eccetera. Loro avevano questa visione. Ecco come noi dobbiamo vedere il testo, se lo vuoi accettare, se no non lo accettare, ci mancherebbe. Quindi la mia risposta, diciamo, a Petovio è questa qua, molto semplice, non è difficile. Poi tu hai contestato anche Efrem il Sirio o Efraim il Sirio. Benissimo, pace fratello Giuseppe, Dio ti benedica. Allora, hai contestato Efraim il Sirio. Ora, nel contestare Efraim il Sirio, hai fatto, diciamo, un certo errore. Perché hai fatto un certo errore? Tu dici, Grand Jeffrey, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo. Efraim il Sirio, scrittore, commentatore, biblioautore di un buon... viene ancora ricordato. Nel studente dell'Eco Apatistica, anche il ritardo di 14, ha riconosciuto, mentre quella del Siria, che è Siria, è considerata una delle colline montane di famoso... è riuscito a trovare nel suo libro L'Anticristo una sua frase citata, e la frase è questa. Quindi io qui però, se tu noti bene, ti ho dato dove si trova questa frase. Questa frase si trova nel suo libro, intitolato L'Anticristo, non si trova altrove. E tu mi hai aperto un altro libro che è questo, Sermoni devotissimi del Beato Efraim. E quindi tu sei andato a cercare la frase qui, ma qui non c'è la frase, fratello Giuseppe. Come puoi andare a trovare una frase in un libro dove io stesso ho detto non è che il titolo era questo, il libro è L'Anticristo, non puoi andare in un altro libro. Ovviamente poi tu hai detto andiamo a vedere in questo libro il suo pensiero. Benissimo, ma non hai, a mio modo di vedere, qui non hai mostrato nulla. E anche qualora ci fosse un libro dove si concretizzerebbe una certa discostanza di pensiero, il problema non si pone. Uno, perché i cambi di pensiero sono molto popolari, vedi la storia di Agostino che nei suoi inizi era contro la predestinazione, mentre invece poi diventa il padre della dottrina della predestinazione. Io ho consultato tutti i suoi, o quasi tutti i suoi scritti, sono più di 100, non è che l'ho letti parola per parola, però molto velocemente, perché ho dovuto fare delle ricerche sulla predestinazione, sul fatto che i bambini vanno all'inferno. Quindi io vedendo questo ho potuto constatare come Agostino in un primo momento credeva alla non predestinazione, successivamente ha modificato il suo pensiero. Quindi anche se qui ci fosse una certa discrepanza, il problema non si pone, perché resta il fatto che questa dottrina la troviamo nella storia, così come ci sono anche altre fonti storiche, magari dopo ve ne accenno qualcuna. Ora, quindi il libro è L'Anticristo, non è questo libro, caro fratello Giuseppe, non è questo, non è Sermoni del Devotissimo del Beato Efrem, no, questo non è, è L'Anticristo. Oh, dove sta questo libro? Allora io a suo tempo riuscii a trovare questa frase, poi dopo con tutti i problemi informatici che ho avuto l'ho persa, però il problema è questo. Allora, questo Grand Jeffrey, che è un accademico, ok, queste sono fonti storiche, questo John Jeffrey, che è un accademico, dove sta? Si è spenta la musichetta, ok, che è un accademico, allora, sto a fare un disastro, allora, questa mettiamola qua, perché così, ok, non ci sbagliamo più. Allora, ok, questo qua, questo John Jeffrey, mm.
Vediamo dove sta. Allora, questo John Jeffrey investì un professore presso il seminario teologico di Tindale, un professore. Questo professore, ok, di questo seminario teologico di Tindale, fece la traduzione di questo testo e tirò fuori questa frase: tutti i santi eletti di Dio saranno riuniti prima della tribolazione che ha da venire sulla terra e saranno portati al Signore affinché non vedano la confusione che cadrà sul mondo. Quindi sono stati degli accademici che hanno tirato fuori questa frase. Ci sono state anche altre traduzioni fatte da altri. Per esempio, un altro professore è stato il professor John Reves, che la tradusse dal testo siriaco pubblicato da Edmund Beck ed è disponibile presso il Dipartimento di Studi Religiosi dell'Università della Carolina del Nord. Ok, allora, il problema di quello che noi abbiamo qua, il problema che poi tutti gli studiosi l'hanno visto e si sono pronunciati, il problema non è la traduzione, caro fratello Giuseppe, il problema, sai qual è? È la datazione. Nessuno ha contestato la datazione. Quindi alcuni contestano che sia stato Efraim il Siro, altri non lo contestano, ci sono le posizioni. Quindi alcune posizioni collocano la traduzione intorno al terzo, quarto secolo, altri al quinto, al sesto, fino ad arrivare al settimo secolo. Questo è il problema. Ma anche se fosse del settimo secolo, comunque siamo nell'anno 600, benedetto è il santo nome del Signore. Quindi quello che io, le informazioni che io ho dato, sono informazioni veritiere, non sono informazioni fallace. Ti ho letto il testo, poi io ho letto il testo, le notizie sono pubbliche e chiunque può fare le proprie ricerche. Quindi io penso che sei stato tu, credo, vittima di una fake news, perché ti hanno messo il capitolo 7 con il capitolo 12 e te l'hanno mischiati. E giustamente t'hanno, come diciamo a Roma, è un detto romano, t'hanno imbambolato. Ma mi avrebbero imbambolato pure a me, quante volte nella vita mi hanno imbambolato. Domanda, ci sono altri testi arcaici? Sicuramente ci sono, bisognerebbe poi studiare queste cose, a me non è che mi interessa molto. Ho sentito, per esempio, però non l'ho mai portato perché io prima devo vedere e toccare con mano, ho sentito dell'Apocalisse di Elia, mo non lo so, non so manco chi l'ha scritto, di che anno è, ne ho solo sentito parlare, quindi non lo porto. Io prima di portare una fonte voglio essere certo di quello che dico. Dice, quindi, come rispondere al fatto che c'è così poca letteratura per quanto riguarda l'argomento pretribolazionista? Allora, io mi sono fatto alcune idee. Che sono le mie idee, possono essere giuste, possono essere sbagliate, sono le mie idee e io sono, come dire, una persona che anche io ho diritto di opinare. Intanto vogliamo ricordare che i cosiddetti padri della Chiesa, l'epoca patristica, va dal 100 al 4 e il 51, perché poi lì si conclude quel determinato concilio. Vengono chiamati padri della Chiesa, non perché per un fattore spirituale, almeno noi non lo vediamo così, più che altro per un fattore accademico. I padri della Chiesa sostanzialmente per la maggior parte sono stati uomini apostati, la maggior parte erano uomini incredibili, uomini apostati, imbevuti di filosofia, alcuni erano professori di filosofia, esperti in filosofia che di cristianesimo non ci capivano un H e si sono cimentati come insegnanti di cristianesimo, molti di questi, la maggior parte. E verso loro, moltissimi di loro erano antisemiti, credevano alla dottrina della sostituzione, cioè
vi do il panorama storico, così voi le cose le sapete, credevano alla dottrina della sostituzione. Infatti Petrovio sembrerebbe, mo io non conosco bene il suo pensiero, però sembrerebbe che anche lui credeva a questo, cioè che la Chiesa sostituisce Israele, tutte le promesse che ci sono per Israele in automatico passano alla Chiesa. Ecco qui che Petrovio se ne esce con quella frase infelice, a mio modo di vedere, che la donna con le 12 stelle eccetera eccetera eccetera, con la luna eccetera eccetera, è la Chiesa. No, non è la Chiesa, è Israele, punto. Lo dice il sogno di Giuseppe eccetera eccetera eccetera. Però questo adesso è marginale, quello che io credo. Quindi però loro tutti credevano questo, quindi è normale che in questo contesto storico poi lui ti va a fare questa descrizione, pur asserendo prima che la Chiesa non sarebbe passata per la grande tribolazione. Quindi la domanda del milione è: perché c'è così poca letteratura sul rapimento pretribolazionista? Benissimo. I padri della Chiesa credevano, soprattutto molti di loro, alla Chiesa, al rapimento post-tribolazionista, per questo motivo qua, perché stavano fuori, ma su tante cose stavano fuori, non solo su questa, se vi mettete a studiare la loro storia, però vanno presi in considerazione. Quindi, perché c'è così poca letteratura? Io mi sono fatto un'idea, sia a livello storico, e questo viene convalidato anche dalla parola di Dio. La parola di Dio dice che la Chiesa di Gesù Cristo è una piccola greggia e che sostanzialmente in mezzo di noi non ci sono grandi uomini eruditi, grandi sapienti, come dirà Paolo ai Corinti. E quindi erano uomini, molti, molti di loro, illetterati, molti analfabeti, non avevano mezzi finanziari, eccetera eccetera eccetera. I padri della Chiesa, che la maggior parte erano una manica di apostati, erano uomini letterati, erano uomini potenti, erano uomini con denaro, erano uomini con ricorso, e quindi la loro letteratura, come dire, intanto erano capacitati da poter scrivere, perché non chiunque può scrivere oggi, figuriamoci 2000 anni fa, 2300 anni fa, 2400 anni fa. Quindi loro erano capacitati a poter non solo scrivere, ma anche a poter pubblicare dei libri, che all'epoca pubblicare un libro costava tantissimo. E quindi erano quelli che c'avevano i money. Ecco perché pure il Vaticano per centinaia di anni l'ha fatta da padrone con la propria letteratura, perché aveva il money, aveva l'erudizione, aveva la possibilità. Quindi la Chiesa vera di Cristo in questo è sempre stata svantaggiata. Questa è una mia considerazione. Non parliamo poi della grande persecuzione che c'è stata, che avevano poco tempo per star a scrivere. Questi dovevano pensare che sennò si mangiavano gli leoni. Tutto questo ha fatto sì che tutti poi gli incendi che sono dovuti, che hanno dovuto superare le grandi biblioteche, vedi la storia di Alessandria e così via discorrendo, ha fatto sì che ad oggi ci arrivasse una letteratura assai scarna. Questo è quello che io penso. Può essere giusto e può essere sbagliato, però anche io ho il diritto di opinare. Tutti abbiamo il diritto di opinare. Quindi questo è stato il mio, come dire, la mia risposta al gentile video del fratello Giuseppe, che intanto lo voglio mettere in descrizione. Vabbè, no, metto dopo, senza che mo vado a cosa. E per correttezza ho voluto fare anche una live, così tutti possono intervenire, anche il fratello Giuseppe che sta qua, lo saluto. Ok. Benissimo. Bene. Ok, questo è stato il video. Benissimo. Mi faccio un giro e saluto tutti. Allora, faccio una domanda. Mi dite se sono riuscito a... Al di là se uno è d'accordo o no, mi dite se sono riuscito a trasmettere il senso delle cose e a spiegarmi. Questa è la domanda. Mi sono
spiegato correttamente grazie a me, se me lo fate sapere. Allora, Giuseppe Pace, Adriano, buonasera Pace, Giovanni Michalizzi Pace, figlia di Dio Pace, il Signore mio pastore, amen, Dio ti benedica, Maria Mazzilli Pace, Adriano, amen, Pace, ok, Giuseppe, Enza Cielo, pace a te e a Gabriele, Monica Pace, Fiorella Pace, Patrizia Pace, Giuseppe Pace, Monica Pace, Emanuela Ciapponi, buonasera a tutti, pace in Cristo Gesù. Ok, benissimo. Ok, allora, Giovanni Michalizzi mi dice chiarissimo, fratello Alessio, grazie. Se c'è qualcun altro che mi può dire se sono stato chiaro, perché io non ho... Allora, quando faccio gli streaming o le live, non so se poi non mi posso riascoltare. Ok, per te sono stato chiaro. Sono stato chiaro, ok, perfetto, perché la live e lo streaming di bello c'ha che fai tutto veloce, però se fai un errore resta e poi non ti puoi riascoltare, quindi c'è la parte negativa. Oh, meno, benissimo. Ok, figlia di Dio pure mi dice che si è capito tutto. Bene, questo è stato il mio video. Vi volevo dire una cosa, meno male mi sono ricordato perché io dimentico pure quando sono nato. Allora, io adesso concludo qua, però vi voglio dire una cosa. Al di là di come stanno le cose, ma non lo dico a te, fratello Giuseppe, lo dico in generale. Allora, i figli di Dio, qui non c'entra niente il fratello Giuseppe, i figli di Dio, essendo nati di nuovo e avendo ricevuto lo Spirito Santo, e poi si spera che si possa ricevere anche il battesimo dello Spirito Santo, chi non ce l'ha lo deve assolutamente ricevere, hanno l'intelligenza di Dio e sono esseri razionali. Ascoltatemi bene. Sono esseri creature, figli di Dio, esseri umani logici, che pensano, che riflettono. Allora, da quando il mondo è mondo, da quando è nato il cristianesimo, è sempre esistita la verità e la menzogna. Io ho portato il classico esempio del trinitarismo e l'antitrinitarismo. Queste due correnti sono nate praticamente insieme. Ovviamente prima è nato il trinitarismo, chiaro, ma subito il satanasso ci ha messo lo zampino. Ecco qui il primo concilio di Nicea, e dove si è dovuto intervenire per proprio abbattere l'antitrinitarismo, che subito ha attaccato, perché l'anticristo, lo spirito dell'anticristo, si è sempre trovato fin dall'arrivo del Cristo. Quindi, male e bene, verità e falsità sono sempre esistite. È improponibile, impensabile dire che l'antitrinitarismo è un qualcosa che o non è mai esistito, ovvero è un qualcosa di molto tardo, perché si sa che la menzogna attacca subito. Quindi, al di là adesso di come stanno le cose secondo il proprio vostro punto di vista, ma ti pare che per 1700 anni mai nessuno nella Chiesa di Gesù Cristo ha creduto che la Chiesa non sarebbe passata per la grande tribolazione? Ma veramente tu pensi questo? Veramente tu sei convinto di questo? Anche se noi non avessimo avuto queste fonti, che sono fonti importanti, per esempio Efraim il Siro, essendo un teologo e uno dei principali teologi, sai quanta gente, quanti milioni di persone l'hanno seguito? E a sua volta questi milioni di persone quanti hanno influenzati? Ma ne basta uno, ecco perché ne basta uno. Ma anche se non avessimo avuto questo Efraim il Siro, Petodio o chi te pare, ma ti pare che in questi 1700-1800 anni, perché così
veniamo accusati. Non ci sono mai stati personaggi che abbiano abbracciato questa credenza, giusta o sbagliata che sia, come tu voglia pensarla, ma tu pensi che questo parlare è razionale? È come se io dicessi o gli avessi detto a quella persona che mi ha detto l'antitrinitarismo è una cosa tarda. No, c'era con Marcione, ma anche se non ci fosse stato Marcione, non è che ci vuole tanto a capire qualcuno che va contro la verità. E questa è ragione. Quindi siamo sempre, ripeto, ma qui non ce l'ho con Longo, sono altri. Non ce l'ho con Longo, ma bisogna essere razionali. Questo è il mio invidio. Ok, allora, riguardo a Petovio, ho trovato il libro in italiano, lo sto esaminando, c'è un grosso problema che nel libro vi sono solo frasi di Petovio che fuori contesto possono essere usate pro e contro. Sono frasi, io l'ho letta tutta, ho letto tutto il capitolo 15. Il capitolo 15 l'ho letto tutto, se vuoi te lo riprendo. Il capitolo 15 dice, questo è tutto il capitolo 15, quindi non è fuori contesto, è tutto il capitolo 15, non è una frase. Io ho visto un grande e maravilloso signo e un grande e meraviglioso segno, siete angeles che tenia las siete plagas postrera. Ho visto questi sette angeli che avevano le sette piaghe che dovevano venire, perché en ellas se ha completato la indignación de Dios, perché con queste si è compiuta l'indignazione di Dio, perché la ira di Dio sempre golpea a las personas obstinadas con siete plagas, perché l'ira di Dio sempre colpisce le persone ostinate con sette piaghe, ovvero, es decir, perfettamente, come si dice, come viene detto nel Levitico, y estas deberán estar, e queste dovranno essere nell'ultimo momento, quando la Chiesa se ha salido de en medio, quando la Chiesa è tirata fuori dal mezzo. Quindi ci saranno queste sette piaghe nell'ultimo momento, quando la Chiesa sarà stata tolta dal mezzo. Quindi qui dice proprio che la Chiesa, quando verranno queste sette piaghe, si concretizzeranno, sì, quando la Chiesa sarà uscita dal mezzo. Quindi lo dice proprio. Poi Apocalisse 6:12-17, lì certo che Petovio scrive che la Chiesa sarà rapita. Apocalisse 6, io ho letto Apocalisse 15, lì certo che Petovio scrive che la Chiesa sarà rapita, perché lì si parla degli eventi cosmici descritti da Gesù subito dopo la tribolazione, il cielo che si arrotola. No, Apocalisse 6, fratello Giuseppe, è l'inizio della grande tribolazione, eh? No, non giochiamo. Apocalisse 6 è l'inizio della grande tribolazione. E poi adesso abbiamo letto anche Apocalisse 15, quindi abbiamo sia Apocalisse 6 che Apocalisse 15, che poi tu non credi che in Apocalisse 6 inizia la grande tribolazione, beh. No, Apocalisse inizia, come dire, la Chiesa, c'è l'epoca della Chiesa che va dal capitolo 1 al capitolo 3 e poi dal capitolo 4 al 6, da lì praticamente inizia. Le sette piaghe vengono dopo il capitolo 15 e non prima. Vabbè, comunque,
Lui lo dice nel capitolo 15 e parla delle sette piaghe, intanto non la colloca alla fine, e poi lui già aveva detto nel capitolo 6, l'aveva accennato, i martiri in cielo morti. Certo che si può dire che sono passati nel mezzo del mare. Non lo so, mo io questo non te seguo, non, me so perso. Non si vede mai. Durante, se no, no, mo adesso non dobbiamo discutere le nostre idee, perché per questo ci sarà tempo, poi io farò i video. Mo adesso si deve risolvere il problema se nella storia c'era il pensiero pre-tribolazionista o non c'era, se no cadiamo. Allora, o parliamo di storia o parliamo di esegesi biblica. Assolutamente non dobbiamo fare questo errore. Qui si sta contestando la storicità di alcune cose. Intanto abbiamo Efrem il Sirio. Non so che considerazione hai fatto, riscrivemela, perché mo non so dove andate. Questa è... ma io ti ho risposto, sorella Fiorella, allora non hai seguito la mia risposta, casomai poi rivediti il video, cioè qui si sta trattando un'altra cosa. Si vede che tu non hai seguito il video dall'inizio. Dopo riveditelo. Apocalisse non è disposto in ordine, gli eventi sono intrecciati. Ora il capitolo 15 descrive il mare. Vabbè, questo è quello che tu pensi. Ma adesso lasciamo stare quello che tu pensi. Quando parla delle sette piaghe, già mi sono scordato, lui dice lì già la Chiesa non c'è più, l'abbiamo letto. Benissimo. Allora. Più chiaro di così. Poi tu, casomai, fai un video di risposta a questo. Molto semplice. Quando lui dice qua, le sette piaghe postrere che saranno venute, qua lui già dice che queste si concretizzeranno nell'ultimo momento, quando la Chiesa è uscita dal mezzo. Comunque lui non credeva a un rapimento post-tribolazionista, solo con questa frase. Molto semplice. Bisognerebbe chiedere a Petorio direttamente e noi ci rifacciamo ai suoi scritti, fratello. Te l'ho letto qua, eccolo qua. Guarda, ce l'hai qua. Questo è proprio il libro, qui no, perché quello che tu hai letto è una interpolazione fra due capitoli, tra che era il 7 e il 12, mi pare, vado a memoria. Quello dice, ci saranno le sette piaghe? Bene, si concretizzeranno quando? Nell'ultimo momento, quando? Quando la Chiesa è uscita dal mezzo, quindi non è post-tribolazionista. Più c'è il capitolo 6, poi bisognerebbe anche leggerlo bene tutto. Io l'ho letto, però bene bene, l'ho letto, andrebbe letto, perché non è che sono molto interessato. Però giustamente ti ho voluto rispondere, perché tu giustamente hai detto che sei stato carinissimo, proprio veramente un amore, non hai fatto il mio nome e tutto quanto, però giustamente tu hai detto questo caro fratello, che anche io ti voglio bene, se sbagliato, e giustamente io devo rispondere, no fratello, non mi sono sbagliato. Poi voi lo sapete che io cerco di studiarmi, quando sbaglio cerco sempre di poi rettificare o chiedere scusa. O se ho sbagliato contro qualcuno, ho peccato contro qualcuno, per carità di Dio, io può succedere e chiedo scusa e perdono, ma questa volta io non ho sbagliato, quindi no,
così come chiedo scusa quando sbaglio, quando non sbaglio dico no, non ho sbagliato, è scritto nero su bianco. Quindi il pensiero c'è assolutamente, Efraim c'è, il libro di Efraim il Siro non è quello da te postato, ma è un altro, perché tu hai postato questo libro qua, magari non ci hai fatto caso, ma io non ho citato questo libro. Io ho citato il libro L'Anticristo, questo libro, non, con tutto rispetto parlando, non c'entra nulla. E così via discorrendo. Quindi il pensiero c'è, quindi poi a noi non ci importa niente del pensiero, però siccome non tu, ma altri vogliono, appunto per rispondere alla sorella Fiorella, vogliono fondare tutto sul lato storico e noi vogliono far dire alla storia questo che quello che questa non ha mai detto, e noi abbiamo risposto dicendo vabbè, intanto noi non fondiamo la nostra fede, come dice Fiorella, sulla storia, quindi sulla parola di Dio, però se poi gli si fa dire alla storia quello che questa non ha detto, beh no, allora noi questo lo contestiamo. Poi non siamo contro la storia né contro lo studio, anche perché la stessa Bibbia, ricordiamo che porta molti libri di storia, ne ha proprio tanti, solo nell'Antico Testamento ne ha veramente tanti, da Samuele, da Re, da Cronache, Ester, come si chiama l'altro? Rutte, eccetera, eccetera, eccetera. Può significare tutto e nulla, può benissimo significare che passa in mezzo alla tribolazione. E il capitolo 15 descrive, vabbè, frate, a questo punto se tu dici questo, io dico amen. Allora se può significare tutto e nulla, e allora può significare quello che dici tu, può significare quello che non dici tu, e allora buonanotte suonatori, che te devo dire, a sto punto mi arrendo. Io ho fatto il video, questo è, questo, e questo resta. Come dire, no comment, caro fratello, no comment. Come dire, a questo punto dico, ok, allora il video è questo, la mia esposizione è questa, la risposta del fratello Giuseppe è questa, l'ascoltatore è l'ultima parola. Amici, come prima, se capiti da ste parti, se mi libero magari, ci andiamo a pier caffè insieme e famo un video insieme. Dio te benedica. Va bene, caro fratello, bene. Allora, va bene, mo adesso ce n'è un'altra nuova di Nemo, non lo so, mo adesso io chiudo qua, fratelli, chiudo qua e vi saluto. Se fratello Giuseppe vuole aggiungere qualche altra cosa, e poi se mi mandate a mangiare, chiudo. Sì, vabbè, mo adesso questo trova il tempo che e trova. Ok. Va bene, comunque, o è di Efraim o non è di Efraim, c'ha un sacco d'anni. Va dal quarto dal 300 al 6-700, quindi poco conta. La frase esiste, il manoscritto esiste, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, allora Giuseppe, detto alla romana, chi tocca se ingrugna, chi si offende paga da beve. E il caffè, niente cose strane, il caffè, un bel caffettino. Non fa male a nessuno, la mattina uno, massimo due al giorno. Bene, Dio vi benedica. Spero con questo video, io mi sono voluto esprimere, nulla, come dire. E niente, continuiamo su questa onda. Mo adesso questo è stato un video storico per rimarcare alcuni concetti storici, poi seguiranno i video. Adesso poi ci dedicheremo all'affare nostro, che è quello che dice la parola di Dio. Alla fine questo ci interessa. Bene, Dio vi benedica. Io saluto tutti, che Dio vi benedica. Ringrazio il fratello Giuseppe che è voluto intervenire. E, grazie che non la prendi male, insomma. E, bene, continua così, caro fratello.
a divulgare la verità di come il Signore si sta usando di te, sui testimoni di Geova, amen, e anche altri fratelli che, grazie a Dio, stanno alzando la propria voce. Bene, io ti saluto, caro fratello, anche a tua moglie, benedizioni, Dio vi benedica. Bene, pace a tutti quanti, è stato un piacere stare qui con voi in questa sera. Come sempre, con voi è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà nel prossimo videoprogramma. Shalom. Alleluia.